Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti i sospiri più ardenti. Che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò sono una regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto la tua mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi. Con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 15 gennaio 1920. Stavo riversandomi tutta nel divin volere per potermi sostituire a tutto ciò che la creatura è obbligata a fare verso la Maestà Suprema, e mentre ciò facevo, ho detto tra me: dove potrò trovare tanto amore per poter dare al mio dolce Gesù amore per tutti? E nel mio interno mi ha detto: figlia mia, nella mia volontà troverai questo amore, che può supplire all'amore di tutti, perché chi entra nella mia volontà troverà tante fonti che sorgono, e per quanto può prendere, mai ne diminuisce una stilla. Sicché c'è la fonte dell'amore, che impetuosa getta le sue onde, ma per quanto getta sempre sorge. C'è la fonte della bellezza, e per quante bellezze mette fuori, mai scolorisce, anzi sorge sempre nuove e più belle bellezze. C'è la fonte della sapienza, la fonte dei contenti, la fonte della bontà, della potenza, della misericordia, della giustizia e di tutto il resto delle mie qualità. Tutte sorgono e l'una si riversa nell'altra, in modo che l'amore è bello, è sapiente, è potente, eccetera. La fonte della bellezza, la bellezza è amore, sapiente, potente, con tal potere da tenere rapito tutto il cielo senza mai stancarli. Queste fonti sorgenti formano una tale armonia, un tale contento ed uno spettacolo incantevole che tutti i beati restano dolcemente incantati, da non spostare neppure uno sguardo per non perdere neppure uno di questi contenti.
Perciò, figlia mia, la stretta necessità per chi vuole amare, riparare, sostituirsi per tutti, di far vita nel mio volere, dove tutto sorge, le cose si moltiplicano per quante ce ne vogliono, restano tutte coniate con l'impronta divina. Questa impronta divina forma altre sorgenti, che le loro onde si innalzano tanto che nel riversarsi allagano tutto e fanno bene a tutti. Perciò sempre, sempre nel mio volere, lì ti attendo, lì ti voglio. 24 gennaio 1920. Continuando il mio solito stato, stavo unendomi con Gesù, pregandolo di non lasciarmi sola e che venisse a tenermi compagnia. E lui, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, se sapessi come desidero, sospiro, amo la compagnia della creatura. È tanto che se nel creare l'uomo dissi: non è buono che l'uomo sia solo, facciamo un'altra creatura che lo rassomigli e gli tenga compagnia, finché l'uno formi la delizia dell'altro. Queste stesse parole, prima di creare l'uomo, dissi al mio amore: non voglio essere solo, ma voglio la creatura in mia compagnia. Voglio crearla per trastullarmi con lei, per dividere con lei tutti i miei contenti. Con la sua compagnia mi sfogherò nell'amore. Perciò la feci a mia somiglianza, e come la sua intelligenza pensa a me, si occupa di me, così tiene compagnia la mia sapienza. E i miei pensieri, facendo compagnia ai suoi, ci trastulliamo insieme. Se il suo sguardo guarda me e le cose create per amarmi, sento la compagnia del suo sguardo. Se la lingua prega, insegna il bene, sento la compagnia della sua voce. Se il cuore mi ama, sento la compagnia nel mio amore. E così di tutto il resto. Ma se invece fa il contrario, io mi sento solo e come un re derelitto. Ma ahi, quanti mi lasciano solo e mi disconoscono. 14 marzo 1920. Il mio stato è sempre più doloroso. Mentre nuotavo nel mare immenso della privazione del mio dolce Gesù, della mia vita, del mio tutto, io non potevo farne a meno di lamentarmi ed anche di dire qualche sproposito. Ed il mio Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto sospirando: figlia mia, tu sei per il mio cuore il martirio più duro, il dolore più crudo, ed ogni qualvolta ti vedo gemere e impietrita dal dolore della mia privazione, il mio martirio si fa più acerbo, ed è tanto lo spasimo che sono costretto a sospirare e gemendo dico: o uomo, quanto mi costi! Tu formasti il mio martirio per la mia umanità che, presa da follia d'amore, per te si sobbarcò tutte le tue pene. E continui a formare il martirio di chi, presa d'amore per me e per te, si offrì vittima per me e per causa tua. Sicché il mio martirio è continuo, anzi lo sento più al vivo, perché è il martirio di chi mi ama, e il martirio dell'amore sorpassa in modo quasi infinito tutti gli altri martiri insieme. Poi, avvicinando la sua bocca all'orecchio del mio cuore, diceva gemendo: figlia mia, povera figlia, solo il tuo Gesù può comprenderti e compatirti, perché sento nel mio cuore il tuo stesso martirio. Poi ha soggiunto: senti, figlia mia, se l'uomo col castigo della guerra si fosse umiliato ed è entrato in se stesso, non sarebbero necessari altri castighi. Ma l'uomo si è imperversato di più. Quindi, per far entrare l'uomo in se stesso, sono necessari castighi più terribili della stessa guerra, ciò che avverrà. Perciò la giustizia va formando vuoti. E se sapessi quale vuoto si va formando nella mia giustizia, col mio non venire da te ne tremeresti. Perché venendo a te la mia giustizia la faresti tu, e prendendo su di te le pene, riempiresti i vuoti che fa l'uomo col peccato. Non l'hai fatto per tanti anni, ma ora l'ostinazione dell'uomo lo rende indegno di questo gran bene, e perciò ti privo spesso di me. E vedendoti martirizzata per causa mia, è tanto il mio dolore che deliro, gemo, sospiro, e sono costretto a nasconderti i miei gemiti senza neppure poterli sfogare con te per non darti più pene. Io vorrei partire questa meditazione dalla parte più drammatica, che è appunto la parte conclusiva di quest'ultimo capitolo che abbiamo appena letto e ascoltato. Perché? Perché la mia esperienza pastorale di sacerdote lo comprende in tutta la sua drammaticità. E si tratta di cose che lasciano la mente sconcertata, disorientata, incredula.
non mi spiego, insomma, cioè, l'ostinazione, la protervia, la caparbia stupida e irragionevole di tante anime umane, che più guai passano, ed è evidente che molti guai sono permessi dalla divina volontà, che lascia che molte creature, perché questi sono i cosiddetti castighi, sperimentino la conseguenza negativa del male che loro stessi generano. Ma queste conseguenze negative, parlo per esperienza, delle volte sono allucinanti, sono dolorose, sono brutte. E chi vede tante cose dall'esterno dice: ma è possibile che nonostante questo, questa creatura ancora si ostini su tante cose, su tante questioni, e non... È una meditazione triste e dolorosa, che drammaticamente mette in evidenza uno, diciamo così, dei leitmotiv fissi di questi scritti: il grande male che porta l'umana volontà, che delle volte è veramente un grande mistero, così come se ci pensiamo bene, pensiamo all'assurdità dell'esistenza stessa del mondo del male, dei diavoli, di questi esseri che sanno perfettamente che hanno già perso e continuano a fare la guerra, sanno perfettamente che ci hanno torto frascico, quindi che non c'è niente di vero in quello che dicono, e continuano a farlo. Sanno benissimo che più male fanno e peggio staranno, e continuano a farne sempre di più. Ripeto, la mia mente, sarò un povero uomo, insomma, sarò limitato sicuramente, sarò stupido, e dinanzi a tutto questo rimane semplicemente sconcertata. È sconcertata e anche un po', insomma, uno dice al Signore, dico: Signore mio, da queste pazzie, per favore, se possibile, ecco, preservami, tienimi alla larga, salvami. Io penso che un'ottima preghiera da fare al Signore, alla luce di questa conoscenza dolorosamente sapienziale, mi si passi questo termine, che si impara circa i danni prodotti dalla volontà umana, sia: Signore, per favore, salvami da me stesso. Noi molte volte preghiamo: Signore, che ci protegga, che ci salvi da quel pericolo, da questo tizio, da questo caso, da questa difficoltà, da questa persecuzione, da questa cosa esterna, da questa sciagura, da questo problema, da quella situazione. No, se fossimo salvati da noi stessi sarebbe già una grandissima cosa, perché è vero che tante situazioni nefaste vengono anche da fuori di noi, ma è vero che la causa principale di tutti quanti i nostri dolori, il contrario di tutto quello che il Signore vorrebbe farci vivere, l'abbiamo sentito il primo capitolo, quando parla delle fonti presenti in Dio e nella sua divina volontà. Uno proprio lì va in estasi, no? Fonte della sapienza, fonte dei contenti, fonte della bellezza, fonte dell'amore, fonte della potenza, fonte della misericordia, fonte della giustizia. Una fonte ha senso di esistere, evidentemente, se qualcuno va a attingere, va a bere, se no che ci sta a fare la fonte, la sorgente? E qui appare dall'esperienza che noi viviamo ogni giorno, ma in questi scritti è molto calcata questa cosa, evidenziata questa cosa, no? Proprio questo contrasto tra il tutto, il moltissimo che Dio vorrebbe riversare sull'uomo, ed è pronto per essere riversato, perché Dio ci gode a riversarlo, t'ha creata apposta, e la stupidità folle, cioè io non trovo altri termini, dell'uomo che continuamente sbatte le porte in faccia al suo Signore, malamente, villanamente,
e si getta nelle braccia e nelle mani di chi lo odia infinitamente, che sono i diavoli, continuando a dare in continuazione come loro, perché questo è quello che fanno loro, vita ad atti di volontà propria, contro o fuori della volontà di Dio. E conseguentemente nostro Signore, tutto il patrimonio di beni che ha e che vorrebbe donarci, se lo tiene per sé. Grazie a Dio non è proprio universalissima questa cosa, c'è qualche eccezione. I santi ci sono sempre stati, ma certamente rispetto a quello che il Signore desidera sono un po' poche queste eccezioni rispetto alla dura regola, che è ben altra. È un dramma questo qui, ed è un dramma che nella nostra meditazione personale è bene che noi cerchiamo di personalizzarlo, sia soprattutto con la nostra vita, ma è anche bene sotto questo punto di vista guardare con occhi nuovi, con occhi diversi, anche le vite del prossimo. Quando il prossimo ci dà fastidio, ci fa sta male, è antipatico, tutto quello che vogliamo, non sta facendo altro che dare vita alla propria volontà umana. Le anime, io spero che anche chi segue queste cose, chi è un pochino formato da un punto di vista cattolico, comprenda che un conto è l'anima, un conto è la volontà, che dell'anima è una facoltà. Le anime sono tutte bellissime. Se la nostra volontà fosse fusa con la volontà di Dio in continuazione, così come sarà in paradiso. Cioè in paradiso, Gesù ha detto, siedono degli spettacoli infiniti da parte dell'Altissimo. Ma in paradiso dovunque ti giri tu vedi uno spettacolo infinito. Dovunque. Perché ogni creatura intelligente che sta in paradiso è uno spettacolo. Perché non è bello come Dio, certamente, ma è... cioè, la mia anima l'ha fatta il Padre Eterno, l'ha fatta Lui. Dio non fa cose brutte perché è la fonte della bellezza, è la fonte della sapienza. Dico la mia, ma chiunque si mette dentro questa meditazione pensi alla sua. La tua anima, la mia anima sono delle cose bellissime, meravigliose, stupende. Il problema è che sono, come dire, murate, oserei dire, sotto una coltre infinita, è che bisogna prendere un bel martello come quando murano le cose, un bel piccone come quando murano per i più vari motivi le cose dentro le case vecchie o abbandonate, no? Sono le stanze mura, se devi prendere il piccone bisogna sfasciare tutto, tutto, pulire tutto, perché se no quello che c'è sta dietro non si vedrà mai. Se uno avesse un dipinto di un valore infinito, sono successe queste cose qui, sono andato pure in qualche chiesa nel corso della storia, uomo di chiesa che non stava molto bene con la testa, è andato a coprire affreschi, insomma, con gli intonaci, con altre cose del genere, no? Ecco, allora lì sotto c'era l'affresco, ma se tu se si può togliere tra l'altro quell'intonaco che questo ci ha messo sopra, non lo levi, l'affresco non lo vedrai mai. E questa è la storia, purtroppo, della stragrande maggioranza delle anime. Quindi quando noi vediamo una bruttezza, quando noi vediamo le persone che sono pesanti, sono insopportabili, non sono amabili, sono mezze con una montagna, sono mezze, adesso non voglio usare dei termini offensivi, sono strane, ecco, diciamo così, stanno sempre ripiegate su se stessi, stanno sempre a lamentarsi, stanno disperate, stanno qua, stanno lì. Quindi, bisogna addolorarsi infinitamente, perché quello che stai vedendo sono atti di volontà umana, sono atti di volontà umana, sono atti di volontà umana. Qualcuno, d'accordo, sentendo queste cose torce la bocca, sì, ma sempre la volontà umana, purtroppo, sì. Sempre la volontà umana. È un bel tormento, è una bella croce, è un bel problema, grosso. E è drammatico quello che Gesù dice.
Mi è servita niente la prima guerra mondiale. E è molto interessante quello che dice, molto interessante. Se col castigo della guerra si fosse umiliato ed entrato in se stesso, non sarebbero necessari altri castighi. Capiamo che cosa sta dicendo nostro Signore il 14 marzo del 1920? Che forse non avremmo mai visto nella storia, i fascismi e nazismi e il resto, cioè i totalitarismi rossi e neri. Non si sarebbe vista l'ecatombe che è stata la seconda guerra mondiale. Forse. Quello che dice, insomma, è lecito pensarlo, è lecito sperarlo. Ma attenzione, ci sta ciò che è di peggio della guerra. Ciò che è di peggio della guerra lo stiamo ancora vivendo. Ed è il mare di letame, di fango e di corruzione in cui siamo ridotti. D'accordo? Nostro Signore non sta facendo, a mio avviso, altro che. Cioè, vi piace questo? Volete la libertà assoluta, volete l'autonomia, volete l'indipendenza, pensiamo agli slogan del 68 e degli anni in seguito, che tanto oggi sono le stesse cose, sotto altre, faccio quello che mi pare, vietato vietare, proibito, faccio quello che dico io, l'utero è mio, lo gestisco io, tutte queste cose qui. Cioè, ti piace questo? Beh, accomodati, guarda quanto è bello. Castigo peggiore di questo, per quanto mi riguarda, non potrebbe esistere. D'accordo? Non potrebbe esistere. Perché tra l'altro questa è una cosa di cui se, come dire, uscendo come non dobbiamo mai uscire da un orizzonte di fede, di speranza, come non dobbiamo mai uscire, non si vede né il fondo né la fine. Una guerra, per quanto drammatica possa esistere, io non ci sono mai stato, quindi forse dovrei starmi zitto, che non so neanche di quello che parlo, perché sicuramente è un dramma dagli effetti devastanti, no? Ma c'è comunque una percezione chiara, presto tardi, cioè la guerra finisce, non esistono, c'è stata la guerra di 100 anni nel corso della storia, ma è finita pure quella, insomma, recentemente non ci stanno cose così, quindi finisce, ci sarà una fine, anche drammatica. Ma certe situazioni che si sono venute adesso stabilizzando e a livello generalizzato, fuori della fede e della speranza, che devono rimanere a regire nei nostri cuori, perché tutto questo cesserà e finirà. Ma noi diciamo questo facendo un atto di pura fede, perché non, almeno io non riesco a cogliere, non le vedo, le modalità con cui certe tendenze possano essere invertite. Io sinceramente non lo vedo. Poi se qualcuno lo vede, me ne rallegro assai e sono felice, sono contento. Ed è ancora più interessante quello che dice Gesù: i vuoti nella giustizia, dice, e non posso colmarli. Qui fa riferimento, questo è un tema che specialmente nei primi 10 volumi ricorre con una insistenza, come dire, incalzante, martellante quasi, no? Che Luisa si metteva sempre in mezzo, soffriva come vittima, Gesù stando a vedere i suoi sacrifici, va bene, alla giustizia ci pensi tu, quindi questo glielo risparmio all'uomo, questo glielo risparmio, questo glielo risparmio, eccetera, eccetera. Adesso non si può fare più. Non si può fare più. E non soltanto perché l'uomo deve convertirsi e quindi deve essere messo dinanzi alle sue responsabilità, ma anche perché la sua ostinazione, dice Gesù, lo rende indegno. Se c'è una cosa, a mio avviso, proprio irragionevole, e per questo che è uno dei peccati anche contro lo Spirito Santo, come insegna la tradizione della Chiesa, è l'ostinazione nel peccato. Cioè, perché che uno ingannato, purtroppo i diavoli sono furbi, combini un sacco di guai, si vada a sfracellare, purtroppo è brutto, ma ci può stare. Ma che uno, dopo che si è sfracellato, si vada nuovamente a sfracellare nella stessa modalità, con le stesse tipologie, con le stesse cose, io questa cosa non riesco a capirla. Sinceramente, però accade, cioè lo so per certo che accade, ma io sarò stupido, ma io non riesco a capirla questa cosa qui. Perché, come dire, è un suicidio, è un atto del più becero e dello più stolto masochismo che si possa compiere, no? Cioè, quello che il Signore cerca sempre di farci comprendere
comprendere in questi scritti è che se tu fai la volontà tua, tu sarai il primo degli infelici del pianeta Terra, tu starai male, starai nella morte in continuazione, starai nella disperazione in continuazione, starai nell'angoscia in continuazione. E la gente va cercando quando sta male, quando non sta male, dice: ah, ora hanno fatto qualcosa, ma hanno fatto questo, la cominciano a cercare, l'esorcista, il prete carismatico, questo e quell'altro. Dico, io per carità, io ci credo a tante cose, non è che non ci credo, insomma, sono. Ma io dico, ci sarà qualcuno che va a cercare anzitutto la prima fonte di tutti quanti i guai, che è la volontà propria. Prima di dare al diavolo sempre, il diavolo, per carità, il diavolo è il colpevole per antonomasia, c'ha sempre torto, d'accordo? Quindi non si fa mai male a dirgli qualcosa. Ma qualche volta, come dire, lo si fa un po' troppo colpevole, perché noi non siamo degli automi, d'accordo? O dei burattini senza padronanza e senza. Cioè, il diavolo senza il nostro consenso non ci può fare niente, non ci può fare niente. Sai che significa niente? Niente. Niente. Non può fare del male a noi senza di noi, salvo una divina permissione per cause di forza maggiore, ma queste sono cose del tutto eccezionali. Ordinariamente non funziona così. Ecco, è chiaro che queste cose non si possono, come dire, scientificamente dimostrare, no? Rimangono sempre. Però un minimo di buonsenso, un minimo di raziocinio, un minimo di spirito, come dire, di riflessione, guarda, fa discernimento, vedi quello che sta producendo la tua vita, guarda quali frutti che produce il tuo albero, chiediti come mai sono marci, sono acerbi, ce ne sta uno sano. No. Si continua. Nostro Signore, per cercare di ridurre l'uomo alla ragione, non ha altra chance. Cioè qualcuno, cioè chi pensa a questa meditazione, provi a pensare, si metta nelle parti dell'Altissimo. Cioè la prima cosa che fa il nostro Signore, guardiamo questi scritti, ci persuade con l'amore, è morto in croce, te lo dice con dolcezza, te lo propone, te lo dimostra quanto è bello, te lo mostra, no. E poi ci riprova, no. E poi ci riprova, no. E poi ti manda, come dice Gesù nella parabola dei vignaioli omicidi, ti manda profeti, ti manda servi che ti dicono: dai, forza, mi raccomando, fallo per te, il Signore ti vuole bene, te lo toglie. No, 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 no. Che bisogna fare a quel punto? Si prova, come dire, con le cattive, diciamo così. Abbiamo suonato il flauto, non avete ballato, abbiamo intonato il lamento, ma tanto non avete pianto. E dopo che uno ha provato con le buone e con le cattive, vediamo un pochettino. Al nostro Signore, ma che altro le è stato fatto? Così comprendiamo anche il dramma dell'esistenza dell'inferno, no? Questi scritti sono tutti quanti. Oggi abbiamo dilatato un pochino, ma non si può non entrare in questo lamento doloroso di nostro Signore. E che cos'è l'inferno? L'inferno è quando. Non ci sta più niente da fare, perché tutti quanti i tentativi di salvezza si sono sfracellati contro questo muro orribile di gomma della volontà umana. E nel frattempo è sopraggiunta sorella morte, che cristallizza lo stato della sua anima lì dove lo trova. Se ingrazia, ingrazia, se non ingrazia, non ingrazia. È una delle bestemmie più orribili che esistono. E non è l'unica, che è, diciamo, il punto di arrivo di altre bestemmie minori, diciamo così, è attribuire a Dio la causa della propria dannazione. Sono le follie di quelli che dicono: ah, ma se Dio è buono, ah, perché esiste l'inferno? Come l'inferno l'ha creato il diavolo con la follia che ha fatto, perché è stato lui a dargli vita, creato in senso stretto, non è corretto dirlo, perché il diavolo non crea proprio niente, insomma. Ma l'ha causato, diciamo così, lui, così la condanna eterna, la causa, è da attribuire solo all'umana volontà. E l'umana volontà non è predeterminata al male. Se tu vuoi il male, lo smetti di fare, non lo fai più. Io ho conosciuto gente che è bestemmiatori,
Proprio incalliti, che dall'oggi al domani hanno smesso. Fumatori che si fumavano un autotreno di sigarette. All'oggi al domani hanno smesso, senza sigarette elettroniche, senza niente. Ho conosciuto lussuriosi pazzeschi. Dall'oggi al domani hanno smesso. E tossicodipendenti. E qualcuno ha smesso pure senza comunità. Che significa questo? Significa certamente la volontà umana è debole e deve essere sostenuta dalla grazia, ma se si muove in un certo modo le cose possono cambiare. Il problema è farla muovere. E il dramma, che è il dramma anzitutto di nostro Signore, e che attesta la radicalità della nostra libertà, è che certe volontà non si muovono. Dando questa enorme sofferenza al Signore. Ed ecco allora, e chiudiamola la meditazione, la riparazione che Gesù chiede. Io penso che questa, la vita nella divina volontà, è anche proprio un portare a compimento perfetto quello che Gesù tante volte ha chiesto, no? Chi vuole amare per tutti, sostituirsi per tutti, riparare per tutti, deve far vita al mio volere, perché solo in questo modo che questa riparazione assume carattere universale e perfettissimo. E non è più l'atto di una singola persona. Ma preghiamo, insomma, cioè, consideriamo quanto nostro Signore vorrebbe fare vita di festa e d'amore con noi e come gli uomini lo lasciano solo come re derelitto e lo disconoscono. E quindi Dio l'unica cosa che dovrebbe fare sarebbe un atto di violenza. È bello fare un atto di violenza, è bello prendere una persona e costringerlo ad accettare il bene. È una cosa fatta bene questa qui? Evidentemente no. È un dramma. Ecco, speriamo che almeno noi, ecco, riusciamo a comprenderlo e a non essere tra quelli che danno a Gesù questi immensi dolori e lo costringono anche a permettere cose che tra l'altro purtroppo, qui ci ho fatto l'esempio della prima guerra mondiale, anche quando accadono, e questo lui purtroppo pure sa, non sortiscono alcuni degli effetti sperati, perché a volte l'infognarsi è ancora peggio, anziché dire, oh, fermiamoci un attimo e mettiamoci a punto. No, peggio, peggio di prima. È veramente un dramma. Ci siamo immersi oggi a Santa Vergine Maria un pochino nel mistero anche dei dolori del cuore santissimo di Gesù, ecco, il mese a lui dedicato, ma le cose che abbiamo sentito sarebbero state perfettamente bene sulla bocca del Gesù che si rivelò a Santa Margherita, sarebbe stato perfettissimo. D'altronde Gesù sappiamo bene che è sempre lo stesso. E parla di varie cose, non dice a tutti la stessa cosa, non dice tutto a tutti, ma scegliere le sue singole anime, ma la sostanza di cosa lui è e di cosa dice è sempre la stessa. Abbiamo chiuso questa meditazione con questo auspicio, ecco, speriamo e te lo chiediamo, ecco, aiutaci a non essere cause di ulteriori dolori per nostro Signore Gesù, di apprezzare le cose belle che ci dona, di accogliere la sua salvezza, di farlo contento, di vederci contenti. E ricambiando e riparando per quanto possiamo
per tutti e mai mettendoci in condizione, ecco, di essere un'ulteriore fonte, ripeto, di dolore, di tristezza, di malcontento per lui. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.